Senta, si avvicina a questa grande data, ma il Comune di Crotone come si sta organizzando per la notte più lunga dell'anno? La RAI in arrivo. La RAI in arrivo e noi siamo, credo, tutto sommato pronti rispetto, nonostante l'importanza e la complessità dell'evento, perché stiamo mettendo in campo una serie di risorse, c'è cioè già un gruppo stabile nel Comune di Crotone che dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della gestione sta intervenendo, lo faremo attraverso un affidamento all'esterno per quello che riguarda le funzioni che ci sono state demandate. Domani si terrà un'ulteriore riunione tecnica con la presenza dei rappresentanti di Calabria Film Commission, che sono il soggetto attuatore per l'evento, proprio per un'ultima ripartizione concreta delle competenze, a cui poi seguirà, sia per quanto riguarda l'elaborazione del piano della sicurezza che ci riguarda più direttamente, sia per tutte le attività di safety, di predisposizione dei bagni chimici, del transennamento, insomma tutte le attività che sono demandate noi stiamo procedendo, così soprattutto anche per quanto riguarda le misure che attengono alla viabilità, su cui ormai c'è un piano pressoché definito. Con Piazza Pitagora che deve rifarsi totalmente lui, a partire dalla sicurezza, pensiamo ad esempio ai tombini. Sì, ci saranno una serie di interventi di competenze del settore 5 del Comune di Crotone che vanno dalla ribitumazione di tutto il tratto fino a, chiaramente a tutta la predisposizione tutti alla rimozione degli ostacoli che possano eventualmente compromettere la sicurezza degli avventori. Interverremo non sicuramente, come abbiamo detto più volte, con stravolgimenti perentori, diciamo così, quindi interverremo soltanto su tutto quello che sarà minimamente necessario in modo da poi arrivare ad un ripristino. L'idea di riprogettare Piazza Pitagora c'è, è concreta, ma non è il momento per attuare stravolgimenti definitivi, perché non fosse altro perché poi a partire dall'1, dal 2 gennaio si deve ritornare alla normalità e lo smantellamento totale potrebbe compromettere immediatamente quel ritorno alla normalità. Quindi noi ripristineremo tutto a grandi linee così come è, come lo vedete attualmente, però con l'idea poi di provvedere già nel corso del 2024 alla riprogettazione della. Come si pensa a una nuova Piazza Pitagora? Sicuramente ha una maggiore pedonalizzazione, sicuramente con la statua di Pitagora come riferimento all'interno della piazza, sebbene ci siano delle interlocuzioni anche con la soprintendenza per quanto riguarda la posizione eventualmente di questa statua, ma a grandi linee queste sono le direttrici fondamentali nell'ambito della quale poi si svilupperà e qui demandiamo anche alla discrezionalità tecnica di chi di un alto livello di progettazione, che è quello che ci immaginiamo, per poi individuare delle idee che possano servire a ottenere la migliore Piazza Pitagora possibile. L'indotto è già concretamente, per come dai sentori che abbiamo, è sicuramente nell'ambito della ricettività, sia per quello che riguarda i pernottamenti che aumenteranno esponenzialmente, su cui l'indotto è notevole, basti anche pensare soltanto agli incrementi in termini di tassa di soggiorno che avremo, che poi viene riutilizzata nell'ambito di finalità per lo più di natura turistica, oltre che chiaramente negli evidenti introiti maggiori che saranno per tutte le categorie interessate, sia quella dei ristoratori, sia quella degli albergatori e via dicendo. C'è poi un indotto, quindi in termini di presenza in generale, che non è detto sia limitato soltanto al pernottamento tra l'1 dicembre e l'1 gennaio, perché ci dicono anche che c'è chi sta immaginando di farla 2-3 giorni a Crotone, quindi con un impatto che può inerire anche ad altri ambiti più generalmente commerciali. In conclusione le chiedo, bar aperti quella notte, sì o no? Dal nostro punto di vista sì, nel senso che non ci sono motivi di ordine pubblico che a nostro modo di vedere potrebbero consigliare la scelta di chiudere le strutture, però come stiamo dicendo in continuazione, questo non è un qualcosa che dipende dal Comune di Crotone. È capitato in passato che le autorità competenti abbiano ritenuto che sussistessero delle ragioni di ordine pubblico che possano giustificare magari per determinati orari una chiusura degli esercizi, ma al momento non è un qualcosa su cui abbiamo notizie in tal senso. Sicuramente nell'ambito della commissione provinciale presso la prefettura sarà trattato l'argomento e quindi in quella sede verificheremo. Al momento non ci risulta.